Buongiorno a tutti e benvenuti al TG Sport di Radio Future Dest e Radio 1 Mistava Radio. Parliamo di tutte le notizie che sono successe in questo weekend regionale, di sport regionale e di sport nazionale e internazionale e anche dei risultati delle varie partite del weekend che è stato precedente e passato. Andiamo a vedere le notizie prima di tutto di sport regionale. Tudinese Scufet è un miracolo rimasto alla metà. Jorginho fortunato, dice. Andiamo a vedere altre notizie. Ciclismo. Zoncolan da doppio rosa. Nel 2018 pure al Giro Donne. Andiamo a vedere le notizie nazionali e internazionali di sport. Subito in Serie A. Milan esonerato Montella. Prima squadra affidata a Gattuso. Montella dice: allenare il Milan era stato un onore, auguri a Rino. Serie A, Gonzalo Higuaín salta Napoli-Juventus, nelle prossime ore verrà operato alla mano. Andiamo a vedere altre notizie. Pagella confronto, il Napoli non brilla, ma le insufficienze senza Isai non è troppo pesante. La Juve, la Sarri dice la Juve non ci ha distratto, l'Inter è da scudetto. Andiamo a vedere il pagellone che diamo alla Serie A di questo weekend. Andiamo proprio a vedere dove Icardi, capitano dell'Inter, a quello della Roma, passato per le due vittorie di Napoli e Juve prima dello scontro diretto, i portieri e il male del Milan, il meglio e il peggio del weekend del campionato italiano. Infatti, voto 10 a Icardi, re dei bomber e delle multiple. Mauro Icardi è il terzo giocatore della storia dell'Inter a segnare almeno 15 gol in 4 campionati di Serie A consecutivi dopo un famosissimo Nires, Giuseppe Meazza, protagonista di due strisce ancora più lunghe, ma molto datate. Andiamo a vedere altra notizia. Infatti la clausola da 110 milioni di euro è quasi un assist per le pretendenti. La società Inter è avvisata. Voto 9 al Napoli delle vittorie sporche. Gli anni scorsi andavano in difficoltà in partite del genere. Oggi invece ci siamo applicati bene in difesa e siamo stati molto attenti. Questo dice le parole di Sarri, riassumendo il nuovo Napoli passato a Udine. Voto 8 al portiere Sirigu, Donnarumma, Perin e Handanovic. Tre di loro possono essere il presente e il futuro della nazionale, a riprova del fatto che dopo Buffon c'è ancora vita nel ruolo. L'altro è la Cinesca dell'Inter. Voto 7 alla mese di El Shaarawy, un gran gol, un lampo d'autunno che illude la Roma. Il mese di El Shaarawy però è da incorneggiare, 4 reti e un assist da campionato e Champions League. Voto 6 al primo gol del professionista di Sirio. Professionista serio, ragazzo umile, però trova un gol d'autore. Mattia De Sirio si regala un primo centro in Serie A. Voto 5 al VAR, Comio. Di Lazio Fiorentina. Facciamo ordine. Il contratto che decide la partita tra Lazio e Fiorentina è stato considerato un errore chiaro ed evidente che questo è indiscutibile. La sensazione è che l'episodio sia stato ingigantito dal replay. Il fallo è a velocità normale, non è stato percepito, al rallentatore sembra esserci, ma questo succede spesso in ogni gara, che diventa un rischio. Insomma, in casi di questo genere, che l'uso non l'uso del VAR è più migliorare, anche se la notizia sta portando grandi benefici in Serie A. Anche oggi l'episodio di De Rossi lo dimostra. Invece chi segue la Liga sa chi ci invidiano. Voto 4 al momento di Buonaventura. Dispiace dirlo, ma Buonaventura è in fase di illocuzione. Controlli errati, dribbli falliti, lanci sbagliati, troppi tocchi e rallentano l'azione. Voto 3 al Milan che in casa non segna più. Il Milan che non ha segnato per le ben 4 partite
partite di Serie A casalinghe consecutive. Nella sua casa era successo solo due volte, nel 17 aprile 1984. Callici viene fischiato. Montella afferma di accettare ma non di condividere i fischi di San Siro, perché il gioco sorride dei rossoneri. E invece, voto 2, anzi, sì, voto 2 allo spettatino di Serie A, senza Apple. Il sabato alle 18, davanti alle televisioni, qualcuno tenta di gustarsi i programmi di Serie A. Al Mapei Stadio, al Bente Godi, le immagini parlano chiaro. Stadi deserti, pioggia, ci sono quasi più giocatori che pubblico, eppure un po' di nebbia. Insomma, esattamente un inno alla gioia per chi vuole esportare il prodotto all'estero. Voto 1 all'era Bucchi a Reggio Emilia. La partita contro il Verona ha certificato la fine dell'avventura di Bucchi a Reggio Emilia. Voto 0 alla sciocchezza di De Rossi. Si è ricascato, purtroppo. Non è la prima volta per Daniele De Rossi che cade nelle provocazioni. Il gesto è considerato ai danni della Padula, rovina la prestazione della squadra e gli costerà una squalifica di un paio di turni, sicuramente. Si è scusato, ma pagherà lo stesso. Andiamo a vedere altre notizie. Formula 1 è finita, il Mercedes chiude di forza, la Ferrari cosa serve per un 2018 che promette spettacolo, Renault punti d'oro, arriva la Sauber Alfa Romeo, le statistiche che sono arrivate. Calcio internazionale, beh, che dire, il meglio peggio del calcio estero. Manchester City è praticamente in fuga, la Liga è ancora totalmente al buio, è stato perfino annullato un gol al Barcellona, con di cui il replay e in Liga non c'è ancora neanche la technology, col technology e la VAR, tutto prossimo a me, il campionato, e cosa aspettano? L'NBA, la nuova era delle Lakers targata Lonzo Ball. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. La Francia vince la Coppa Davis dopo 16 anni. Paul firma il 3-2 nelle apoteosi Belgio KO. Bene, la gara di Formula 1 è finita con la vittoria di Bottas davanti a Hamilton, terzo Vettel. A Ostensan in Austria, l'Italia bellissima secondo la staffetta mista di Ostensan. Bene, il Sassuolo è esonerato Bucchi, come dicevamo, per la salvezza si punta su Beppe Iachini. Barcellona bloccato a Valencia col gol fantasma di Messi, poi finisce 1-1. Andiamo a vedere i risultati delle varie partite. Beh, che dire, ce ne sono parecchi di partite giocate in questo weekend alla estero proprio della Serie A, che possiamo dirvi che venerdì la Serie B ha giocato con l'Empoli Frosinone 3-3. Bella partita. Nella Serie C, gruppo B, il Pordenone Calcio ha vinto contro il Vicenza 3-2. Nella Bundesliga, la 9-96 ha pareggiato 1-1 con lo Stoccarda. Nella Celta Vigo ha vinto 1-0 contro le Gams. Sabato sono stati ben 4 anticipi di Serie A, di cui Bologna 3-0 sulla Sampdoria. Chievo Verona 2-1 sulla Spal in rimonta. La Sassuolo ha perso in casa contro l'Es Verona e Cagliari ha perso 3-1 contro l'Inter. Nella Premier League, Crystal Palace 2-1 contro Stoke City, Manchester United 1-0 contro Broken, Newcastle Watford 0-3, Wall City Bournemouth 0-0, Tottenham West Broken 1-1.
Liverpool-Chelsea 1-1, pareggiato con un bellissimo gol di William del Chelsea, bellissimo gol, veramente da rivedere. Serie B, Ascoli-Cremonese 0-0, Avellino-Palermo 1-3, Carpi-Parma derby Romagnolo 2-1, Cittadella-Salernitana 2-1, Provercelli-Entella 1-1, La Spezia-Pescara 4-0, Venezia-Novara 1-3. Partite di ieri, tre partite alle 15 giocate della Serie A: Genoa-Roma 1-1, Milan-Torino 0-0, Udinese-Napoli 0-1. Alle 18 giocata dalla Lazio-Fiorentina 1-1 e Juventus giocata ieri sera alle 20.45 3-0 contro il Crotone. Invece la Premier League: Southampton-Everton 4-1, Brugge-Arsenal 0-1, Manchester City di Guardiola in trasferta ha vinto 2-1 contro Yonsal. Serie B, posticipi: Bari nel derby pugliese, Bari Foggia 1-0, Ternana Perugia, derby umbro 1-1 tra Ternana Perugia. Nella Bundesliga: Hamburgo contro Hoffenheim 3-0 e Colonia Hertha Berlin 0-2. Possiamo dirvi che ci sono stati nella prima divisione tanti pareggi, di cui 2-2 tra Deportivo La Coruña e Athletic Bilbao, Real Sociedad Las Palmas e Villarreal Barcellona hanno pareggiato 1-1, come dicevamo. Invece il Real ha perso in casa contro il Siviglia 2-3. Mazza, che partite belle! Solo per dirvi che ci sono posticipi di Serie A, Serie B e Primera Division, di cui l'Atalanta giocherà contro il Benevento in casa alle 20.45, perché per la Europa League, quindi è stata posticipata lunedì. Cesena invece, Serie B, Cesena esce a 20.30, e invece alle 21 è Spagnol Getafe sulla Primera Division, cioè Liga Spagnola. Poi ritorneranno a giocare solo la Premier League domani alle 20.45 alle 21. Coppa Italia invece per le squadre italiane alle 15, 18, 21. Tanto mix di... neanche a dire, anche Spagna giocherà la Coppa del Re, partite di ritorno. Vabbè, beh, che dirvi? L'unica cosa posso dirvi che solo un risultato dell'NBA: gioca stanotte Clippers contro Brooklyn Nets 88-98. Questo è il risultato giocato stanotte alle 3 di notte. Chi era sveglio, che non aveva sonno, l'ha potuta forse vedere. Tutte le altre giocheranno domani dall'1 di ora di mattina italiana fino alle 4:30 di notte. Figuratevi che orari. Vabbè, solo che è, diciamo, sveglio la notte, potrà forse vedere o che sentire. Vabbè, beh, da Audiovisore Test e Radio 1 Step Radio vi ringrazio per l'ascolto. A domani con altri risultati di queste partite che vi ho letto, che si giocheranno stasera, e informazioni sulle partite di domani di Coppa Italia, Coppa del Re, tutto un mix di tante partite e di NBA. Bene, ciao a tutti, da Marco è tutto.